Inomugo in semicascata, Daremo, Nessuno Odisseo. Poi vi spiegherò il motivo di questo nome. Ma partiamo dall'inizio. Ho prelevato questo Pino Mugo nel 2004. Per ben 7 anni ho lasciato che la pianta crescesse liberamente, senza alcuna costrizione. Mi sono limitato in questi anni a fare le concimazioni necessarie ad uno sviluppo che tendesse al maggior vigore ed alcuni trattamenti fitopatologici contro possibili marciumi radicali, ma soprattutto contro gli scolitidi, visto che il pino mugo ne è molto soggetto. A questo proposito va detto che alle altitudini dove trovo queste piante, ovvero a circa 2200 metri, lo scolitide riesce a malapena a fare una generazione. I danni che crea sono abbastanza contenuti. Portandolo alla mia quota di 600 metri, questo coleottero riesce a fare più generazioni e senza alcun provvedimento la pianta ha poche possibilità di sopravvivenza. Nel 2011, in occasione della mostra Arco Bonsai, inizia il suo vero percorso. Aiutato dal mio carissimo amico e compagno di scuola Paolo Pagin, comincia la prima impostazione. Dopo una giornata di lavoro, la pianta cominciava ad avere una sua connotazione. Essendo il mese di giugno, quindi un periodo non molto propizio ad effettuare lavori troppo invasivi, avevo optato per mantenere una parte di vegetazione in basso a sinistra. Qualora la parte destra avesse avuto problemi, mi ero premunito di poter cambiare l'idea iniziale. La parte mantenuta in caso di problemi al lato destro, qui la vedete cerchiata di rosso, è una parte che poi ho levato perché non serviva. Pochi giorni dopo la prima impostazione riprendo la lavorazione del ramo che avevo previsto a Tenjin. Ecco, il Tenjin posizionato con i tiranti. Di regola quando preparo un gin lascio la corteccia ancora per un anno. Questo fa sì che la resina venga riassorbita nel legno e quest'ultimo diventa più resistente nel tempo. Nel 2013 ho deciso di cambiare l'angolo del tronco che originariamente era di 80 gradi a ridurlo a 60 gradi. Qui vediamo appunto il tronco che aveva un angolo veramente poco simpatico per la posizione della pianta. E qui lo vediamo quando ho fatto la grossa piega, ho spostato quella specie di gomito che vedete in basso di circa 25 centimetri e ho fatto un angolo molto più chiuso. Sempre nel 2013 una nuova filatura di impostazione. Se vedete in alto il Tenjin lo vedete nero perché aveva usato la tecnica della fiamma e dell'umidità, quindi nebulizzando e poi col fuoco per piegarlo e per bloccarlo nella posizione voluta. Nel febbraio 2013 mi venne proposto un vaso antico. Si tratta di un vaso fatto da Kataoka Akiji, nato nel 1902, nonno dell'attuale Yamaki. Se vedete sotto dove ho messo questi pezzi in bambù, questa soluzione l'ho trovata per fissare la pianta ed evitare che il tirante della pianta andasse a lavorare sulla fessura che si vede e quindi ho fatto in modo che lo sforzo venisse ripartito sui due lati del vaso.
sotto il vaso che porta una fessura generata durante la cottura e riparata con l'oro mediante la tecnica Kintsugi di Eppure Naiku, dove viene riportato il seguente testo: 13 padiglioni, il pino e la sorgente, fatto per il 23° compleanno. Ne consegue che il maestro, essendo nato nel 1902, ha confezionato questo vaso nel 1925. Il testo mi è stato tradotto dal carissimo amico professor Aldo Tollini, che ringrazio. Qui vediamo la firma con l'Aiku e vediamo questa specie di zucchina che è il marchio di Kataoka Akiji. Il 18 aprile 2013 procedevo al trapianto nel vaso di Kataoka Akiji. Se vedete sulla sinistra, mi sono servito di un elevatore da ospedale che sono riuscito a recuperare in discarica e sono riuscito a rimetterlo in funzione. Tra l'altro è fantastico, mi dà degli aiuti incredibili. Nel novembre 2015 procedo a un ulteriore lavoro di filatura e di riduzione del volume. Qui mi sono avvalso dei morsetti a cricchetto che sono fantastici, li uso da una ventina d'anni e mi hanno sempre agevolato molto nei miei lavori di piegatura. Qui vediamo dopo averla ulteriormente compattata. Nell'autunno 2016, ritenuto che la pianta potesse essere pronta per la prima volta nella nostra esposizione svizzera, un grosso problema però era dato dal fatto che non ero riuscito a trovare il tavolino idoneo per questa pianta. A questo punto ebbi l'idea di cimentarmi nella costruzione di una falsa radice, Shinsentaku, da usare come supporto. Mi sono ricordato che da una ventina d'anni avevo un ciocco di un platano che si era schiantato al casinò di Lugano. Avevo tenuto qualche pezzo di quell'imponente albero per ricordo. Nel suo schianto aveva distrutto 12 veicoli, ma fortunatamente non ci furono vittime. Tra l'altro, di questo grosso platano ho 4 fette, proprio fette di salame, se si possono definire così, di uno spessore di 20 cm e hanno un diametro di 1,70 m, una cosa paurosa. Qui vediamo questo pezzo di platano. E prima di iniziare il lavoro avevo scarabocchiato qualcosa che volevo seguire come traccia e qui vedete l'inizio della lavorazione con una grossa matita, però vi garantisco che non si riesce a seguire i disegni, è impossibile praticamente. Qui lo vediamo sgrossato, ancora molto grezzo, qui già più rifinito. Qui vediamo la parte sotto dove si vede una specie di radice grossa centrale che va ad attaccarsi ad ogni gamba di questa radice falsa. E qui la vediamo tintata con la lucidatura a cera d'api. Questo è il mugo all'esposizione svizzera, quindi è la prima volta che questa pianta usciva in un'esposizione. Qui abbiamo la pianta alla Crespi Cup 2017. Ho saltato un po' di periodo proprio perché dopo la Crespi Cup ho fatto ancora un lavoro che a me è sembrato abbastanza importante. Ed è questo. Dopo la Crespi Cup mi sono concentrato l'affinamento dello shari sul gomito del tronco, che al momento non era assolutamente naturale, usando la tecnica dello strappo e del fuoco. Quindi con dei piccoli attrezzi a uncino ho strappato le fibre del legno. E poi qui vediamo
quando ho dovuto bruciare la parte che ho lavorato, quella che vedete ai lati non è nient'altro che il DAS, questa pasta che viene usata per fare statuine, per fare decorazioni, che è servita per evitare di bruciare la corteccia, di fare delle lesioni con la fiamma alla corteccia. Qui vediamo un dettaglio del risultato e qui vediamo tutta la parte praticamente finita. Adesso è evidente che ci vorrà il tempo atmosferico, il sole, la pioggia, il caldo, il freddo, per dare veramente quel tocco naturale che è più difficile da dare manualmente. Di seguito alcune immagini in diversi contesti espositivi, dove è possibile notare l'evoluzione della pianta dall'ottobre 2016 ad oggi. Così, per inciso, la pianta è stata esposta in 27 differenti contesti in questo periodo, quindi dal 2016 ad oggi. Mi limito a mettere solo una parte di documentazione per questioni di tempo. Non vogliatemi se qualcuno sapeva che la pianta era esposta in un'esposizione programmata da lui, che non ci sia la foto, ecco, mi dispiace, ma sarebbero veramente state troppe. Partiamo dalla Sacca Ten di Roma nell'ottobre 2016. E questa è stata un'esposizione che tutti voi penso ricordiate, stupenda. C'era il maestro Kobayashi come ospite, e ricordo ancora con commozione tutta questa bellissima esposizione di Roma. Qui abbiamo l'esposizione del Trophy in Belgio. Io ci sto andando da penso 10 o 12 anni, oramai è diventato un punto fermo delle mie scorribande con le piante. Qui alle Jolie Matin de Juin a Monte Carlo, Principato di Monaco, in giugno 2017 con il maestro Cavabe, e qui ho avuto il grande onore di ricevere da lui il Grand Prix Cavabe, ed è l'unica volta dove ho avuto un riconoscimento in soldi, se no normalmente sono le targhette, le coppe. Questo è stato molto apprezzato perché mi sono pagato almeno questa uscita. Questa è la brochure che è stata poi fatta dalla rivista Le Jolie Matin, no, non Jolie Matin, Esprit Bonsai, che ha fatto questo libro con la pianta in copertina. Qui abbiamo la Sacca Ten di Predazzo, non poteva mancare, giugno 2017, e abbiamo il nostro Edo che sta scrutando la pianta. Sarebbe carino sapere cosa pensava in quel momento, magari dopo ce lo dirà, staremo a vedere. La Crespi Cup a Parabiago nel settembre 2017, dove ho avuto l'onore di avere il terzo premio, che penso sia abbastanza difficile arrivare a qualcosa nella Crespi Cup. Qui abbiamo l'European Bonsai Sun Show a Saulieu nell'ottobre 2017, la pianta è molto compatta. Una presentazione che a me piace molto con questo sfondo nero, trovo che la pianta venga molto evidenziata. Qui a Natura d'Inverno a Firenze, gennaio 2018, questa è un'altra bellissima esposizione, penso che come location sia assolutamente la più bella che io abbia mai visto nel Tiepidarium. Ho un grandissimo bel ricordo di questo posto. Ringrazio ancora Simona per essersi data da fare, Andrea e tanti altri che non conosco per aver fatto questa esposizione stupenda. Torniamo al Trophy 2018. Ancora la
Anche qui un bellissimo sfondo, una bellissima presentazione. Al Miabi, Ten Chisong di Valmarino, febbraio 2018. Qui ero stato invitato dall'amico Paolo Morbiato come ospite e mi aveva onorato del tokonoma, bellissimi tokonoma di presentazione. Ho avuto la fortuna di poter mettere la pianta lì. Qui la Shoman Bonsai Ten Saonara, aprile 2018. E ho avuto un premio IBS. Qui abbiamo Arco di Trento, maggio 2018, anche qui ho avuto dei riconoscimenti. Vediamo i germogli appena appena che si stanno schiudendo, quindi l'inizio della stagione, bellissima. Questa è una foto, mi spiace di non poter postare il filmato. Allora, qui era il congresso mondiale di Mulhouse nell'ottobre 2018, ero ospite d'onore e un padiglione ha accolto 10 alberi e hanno fatto una scenografia incredibile, fantastica, con musica e luci che seguivano il ritmo della musica. Qui purtroppo non c'era attivo niente e, come dicevo, ho fatto dei filmati ma sono veramente troppo pesanti per poterli caricare. Se qualcuno lo vorrà vedere, quando avremo la fortuna di rincontrarci, ben volentieri farò vedere questi filmati che sono straordinari. Qui abbiamo di nuovo il Trophy 2019. Trophy 2020 l'hanno fatto ancora ed è stato l'ultimo. Però non ho più portato questa pianta, ho portato altra roba. Ecco, la storia di questa pianta, pur essendo ancora agli inizi del suo percorso, sembra iniziata parecchio tempo prima di quanto non sia in realtà. Ha avuto uno sviluppo impressionante e mi sta dando una miriade di sensazioni meravigliose ogni giorno quando passo nel giardino per annaffiare o per fare qualsiasi lavoro di routine. Da lei mi soffermo qualche attimo in più che non dalle altre. C'è qualcosa di magico in lei. In effetti, di tutte le conifere presenti nel mio giardino, e vi assicuro che sono tante, questa è la sola che anche nel periodo invernale mantiene un colore verde brillante, come se per lei l'inverno non esistesse. Grazie per l'attenzione. Bravo! Complimenti. Bravo. Grande Enzo. Grazie Enzo. Bellissimo. Non so, io ho avuto un po' di problemi perché in cima allo schermo avevo una scrittina che mi copriva del testo e non sono riuscito a farla sparire. Ogni tanto, ecco, adesso sono riuscito a toglierla, ma adesso non serve più. Ogni tanto mi impappinavo perché non dovevo indovinare cosa c'era scritto sotto. È andato tutto bene, Enzo, benissimo. Sì? Bene, bene, bravo. Perfetto. Grazie, grazie, gentili. Grande Enzo, un albero magico. Quindi ci parli col tuo mugo? Sì, molto. Ma un po' con tutte le piante. E mi incazzo anche se necessario, eh? E loro si incazzano? No, loro no, sono quiete. Volete riattivare il video così ci guardiamo in faccia, ragazzi? Penso se togli la condivisione dello schermo. È che lì c'è la condivisione dello schermo ancora attiva. Togli la condivisione dello schermo. Come faccio a toglierla? Come l'hai messa? Tu hai messo non c'è più niente qui, non vedo niente. Fine e noi vediamo il tuo niente. Ecco. Aspetta. Ok. Ecco. Complimenti Enzo, bellissimo. Bellissimo, bella, molto bella, veramente. Posso farti una domanda, Enzo? Innanzitutto complimenti. La pianta che io ho visto dal vivo ed è veramente stupenda, sia per la pianta sia per come è stata lavorata e seguita. Io volevo che tu mi chiarissi il discorso degli scolitidi, cioè quali passamenti metti in atto, come li combatti gli scolitidi? Allora, adesso questo è un problema abbastanza grosso perché hanno tolto dal mercato l'Actara,
che era uno degli unici prodotti che riusciva veramente a eliminare questo problema, perché l'Actara entra in circolo sistemico e vi garantisce per oltre 2 mesi una copertura totale sullo scolitide. Io ne ho tenuto per me, ne ho comprato parecchio perché conoscendo bene il problema ho pensato di farmi una scorta. Comunque c'è un altro prodotto che si chiama Flagship, e mai se qualcuno ha bisogno mi scriva e poi manderò il nome. Comunque è Flagship, che è un altro prodotto ottimo che ha praticamente preso il posto dell'Actara. Puoi fare lo spelling del nome? Ah, scusate, no. Oppure mettilo sul WhatsApp. Ecco, appunto. Sì, ok. Metto la confezione su WhatsApp. Sì. Okay. Dopo Enzo, lo fai. Per rimanere in tema, tu non hai quel bruchetto verde maledetto che si pappa agli aghi? Una processionaria. Tipo la processionaria, esatto. Certo che c'è. E con l'Actara dici che risolvo? Actara risolvi. Perfetto. Io uso anche un sistema molto più empirico, li schiaccio con le mani. Quello lo faccio anch'io. Non mi hanno mai fatto problemi di allergie né niente. Si vede che sono più velenoso io di loro. Perfetto, grazie. Comunque il toglierli manualmente è una delle cose migliori. Sì, sì. Togliere i nidi quando iniziano, evidentemente. Di beccarlo subito, sì. Sì, chiaro. Lorenzo fa fatica a entrare. Posso fare una domanda? Su, certo. Enzo, per favore, complimenti innanzitutto. Grazie. Volevo chiederti, mi ha impressionato molto quella prima piega che hai fatto, che hai raggiunto il 60 gradi di... Sì. E volevo chiederti se quello è stato il lavoro più importante che secondo te che hai fatto su quella pianta, ma come hai fatto a fare quella piegatura? Che tecnica hai usato? Ho usato quel morsetto a cricchetto che avete visto dalla Irvin, okay. E diciamo che di tutti i lavori è stato il più delicato, diciamo, ecco, poteva creare dei problemi, ma ho impiegato mezz'ora a farlo, cioè ho piegato senza metterci molto tempo. Di regola quando piego parto e vado fino alla fine, a meno che io non senta un grosso crack, a quel punto mi fermo, blocco e la lascio lì, non torno indietro assolutamente, no, mai sì. Tornare indietro, lasciare com'è e aspettare. Di regola non succede niente. Bello, affascinante. Complimenti. Grazie. Lorenzo, ci sei? Sì, ci sono. Okay. Avete altre domande, ragazzi? Beh, c'era qualcuno che doveva dire cosa pensava di quel mugo. Edo. Ah, beh, no. No, durante i nostri incontri lunedì oppure anche la domenica a seconda dell'incontro facciamo così delle esposizioni e durante queste esposizioni ci confrontiamo su alcuni aspetti. Adesso ovviamente non mi ricordo quali erano i miei pensieri, ma sicuramente uno dei pensieri è che mi dispiace un po' per questa pianta, perché soprattutto non è nel mio giardino. Questo è un bellissimo complimento, Edo, grazie. Per il resto mi pare che ci sia poco da dire, è un albero veramente impressionante e con onestà devo dire che... il vaso mi piace molto e inizialmente facevo abbastanza fatica a, come dire, apprezzarlo come elemento all'interno del progetto espositivo, perché lo trovavo un po' grande, un po' pesante. Poi credo che dopo averlo visto diverse volte in diverse esposizioni un po' mi sono abituato e riconosco che è un gran vaso, e quindi lo considero ancora un vaso molto importante,
di un certo peso, però capisco anche che l'insieme con un vaso di quella qualità è un insieme molto bello, molto prezioso. Ecco, questo. Delle volte, non delle volte, sempre credo, almeno a me è sempre capitato così, la scelta dei vaso è sempre un compromesso. Anche se lo fai fare su misura, ammesso che alla fine venga un vaso giusto come l'avevi pensato, come si era pensato, eccetera, alla fine quando lo metti l'albero dentro non è mai quello che pensavi o che avresti voluto, eccetera. Quindi quando trovi un vaso buono è già una grande cosa, no? E quindi forse questo vaso è leggermente grande, ma devo riconoscere che nel tempo ho capito che è un bel insieme, un insieme che dà belle sensazioni, insomma, è emozionante. Quindi devo riconoscere che la scelta di Enzo è stata una buona scelta. Un grande vaso. E che nel tempo gli ha dato ragione. Ecco, volevo dire questo. Grazie, Edo. Guarda, apprezzo che ha fatto. È qua che sta sudando per aver detto queste cose. No, no, il vaso è molto bello, è un vaso prezioso sicuramente. Molto, molto bella anche l'idea che hai avuto, quella di preservare il vaso dal, come dire, da questa tensione che avresti dovuto esercitare in quel punto, e hai trovato un buon sistema per risolvere questo problema, no? E questi sono dettagli, non sono cose che sembrano importanti, ma secondo me dimostrano quanta cura, quanta attenzione c'è nei confronti dell'albero e anche del vaso. E questo significa che la persona che ha queste attenzioni è una persona attenta, attenta, precisa e che ha grande rispetto per, in questo caso, per il vaso, no? Non sono cose banali queste, cioè il rispetto per il vaso, per l'albero, queste sono cose molto molto importanti, insomma. Trovare un vaso così non è facile, è un vaso che ha un problema e quindi bisogna rispettarlo. Quel dettaglio che Enzo ha mostrato, secondo me, almeno a me, ha dato una bella sensazione. Tutto qua. Sì, sicuramente. Altre domande, ragazzi? Una domanda. Ho visto che la pianta gode di ottima salute, curata, curatissima, immagino con programmi già prestabiliti per quanto riguarda interventi e concimazioni. Volevo capire se per caso adotti qualche particolare sistema per la riduzione degli aghi, perché ognuno di noi mi risulta che, chiaramente con l'esperienza, abbia acquisito il sistema della riduzione degli aghi e che comunque poi intervenga sulle proprie piante con metodologie e tempi diversi. Riccardo, mi riferisco, ti ricordi Valerio Zanotti, che riusciva nel pino mugo ad ottenere una riduzione del lago, che anche i nostri maestri giapponesi si meravigliavano dei risultati. Era una riduzione infinitesima, sembrava quasi impossibile. Mi pare che questo pino mugo abbia un ago altrettanto apprezzabile, piccolo, ridotto. Quindi non so se per caso adotti sistemi di coltivazione oppure intervieni direttamente sulle candele. Grazie. Allora, devo dire una cosa, mi spiace che non ho messo la fotografia. Avevo fatto una fotografia con le mie dita che tenevano in mano un ciuffetto di aghi e devo dire che gli aghi non sono lunghi più di 2 centimetri.
però, risultato. Però guarda che soprattutto è la pianta che è così. Io ho preso questa pianta e voi non so se ricordate l'altro mugo famoso con tutto quel gran secco davanti che ho portato in giro parecchio tempo. L'ho prese nello stesso giorno, allo stesso posto, tutte e due, una lago che è 4 volte più di questo. E ho tentato tagliando le candele, tagliando le gemme completamente, eccetera. Ho tentato di ridurre anche l'altro e per il momento in 16 anni non c'è stato niente da fare. Quindi questa è veramente una pianta particolare. O è ibridata con qualcosa di tipo silvestre che ha gli aghi più piccoli, ok? Ma veramente ha un ago piccolissimo, compatto, una meraviglia. Ma non è merito mio. No, ho capito. Ho visto che si riducono gli aghi, però sì, così sì. Tanto, così tanto è proprio la varietà di questo pino che è così. Devo darti conferma che anch'io ho constatato questo, sia col pino mugo, ne ho due di piuttosto consistenti, e tutti e due hanno ago, l'uno diverso dall'altro, uno più grande ed uno più piccolo, con gli stessi trattamenti. E questo mi è successo anche di osservare sugli abeti. Ho un abete vecchissimo, che l'ho tratto ormai da 30 anni, che era già vecchio quando l'ho raccolto, e all'ago piccolissimo, ha le stesse concimazioni, vedo che gli altri abeti crescono, hanno l'ago, logicamente, quando mi è saltato il tutto adesso qua. Mi sentite? Sì, sì. Sì, sì. Ti vedo e ti sento. Ah, mi vedi e mi senti, va bene. Allora, questo abete, nonostante abbia gli stessi trattamenti, dicevo, e lo stesso somministrazione di concimi, eccetera, continua a mantenere l'ago piccolo, anche con le annaffiature, che di solito con le conifere siamo un po' più attenti perché le troppe irrigazioni fanno crescere tanto l'ago. E niente, questo mi mantiene sempre costantemente l'ago corto. Non solo sul mugo, ma anche sugli abeti ho osservato questo. Penso sia una questione proprio di DNA della pianta. Sì, di DNA, sì, 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 sì. Adesso devo vedere come tornare. Ecco qua. Niente. C'è ancora qualche altra domanda? Qualcuno vuole sapere ancora qualcosa? Ti ringrazio comunque. Grazie a te. E eventualmente qualcuno poi avesse bisogno nei prossimi giorni mi può scrivere, eh? Sì, Enzo. Enzo. Ciao Andrea. Ciao. Senti, è il periodo per la piegatura sempre in inverno oppure hai scelto altri momenti? No, normalmente io piego in inverno. E neanche troppo presto, preferisco quando si va un po' verso la primavera, eh? Quando si muove un po'. Anche perché poi vedo subito se ci sono problemi, quindi se ci fosse qualche problema sono ancora in grado di imbustare, di creare un microclima, e, insomma fare quelle attenzioni particolari per evitare magari che ci sia un patatrac, eh? Bene, grazie. Prego. Enzo, mi senti? Posso chiedere una cosa? Ciao Nick. Ciao, ciao. Tu mi raccontavi che pratichi il Mekiri anche sul pino mugo? Anche vuoi, sì. Vuoi raccontarci un po' qualcosa? Boh, mi è capitato, ho fatto delle prove, tanto ne ho qui tantissimi. Difatti anche, tra l'altro, Silvia diceva che voleva chiedermi come mai mi chiamo mugo. Mi chiamo Mugo visto che c'è Nicola, devo dire che mi chiamo Mugo Ferrari in Facebook perché Enzo Ferrari non mi hanno permesso di usarlo come nome e Nicola mi aveva dato lui questa dritta di chiamarmi Mugo, no? Però in effetti mi chiamo Mugo perché è la pianta che io prediligo, ne ho tantissime e appunto per quello ho potuto anche sbizzarrirmi un po' e provare degli azzardi, perché non è detto che certe cose funzionino sempre. E ho provato a fare il taglio delle candele,
ho provato a togliere le candele ancora prima che si schiudessero e ho notato che comunque il mugo risponde tantissimo, risponde facendo una miriade di candele nuove, di germogli nuovi, risponde facendo germogli arretrati. Quindi il mugo è una pianta veramente molto rustica che ha una sopportazione impressionante. Quindi ci si può sbizzarrire, ci si può dare così a fare delle prove che magari non ci si azzarda a fare su altri tipi di essenze resinose. Mi permetto di dire, Enzo, una cosa però che forse potrebbe essere utile a chi ha un po' meno esperienza della tua, no? Quello che dici è sicuramente vero e l'hai provato, però c'è da dire una cosa, che tu vivi a 600 metri sul livello del mare. Eh sì. Questa non può essere qualcosa che va in qualche modo dimenticata, cioè la capacità del pino mugo di avere reazioni così importanti come quelle che hai è dovuta sicuramente e principalmente a una coltivazione ineccepibile, cioè lo coltivi benissimo, hai trovato degli equilibri molto, molto buoni, e questo è evidente, ma in questo progetto di coltivazione, in questo programma di coltivazione, un'incidenza piuttosto importante ce l'ha anche il luogo dove tu vivi e dove riesci a coltivare il pino mugo. Certo. Ecco, forse è meglio per evitare a persone dei problemi, è meglio dire questa cosa, insomma, perché la pianura padana, per esempio, rispetto a te, è una condizione completamente diversa. Senza dubbio. No, chiaro, io parlo delle mie condizioni, delle mie latitudini, quindi non ho esperienza alcuna su altre zone. Questo è impossibile, evidentemente. Hai ragione, hai fatto bene a far notare questa cosa. Cioè, vorrei che tutti si lancino adesso a fare delle tecniche particolari che poi magari compromettano qualche pianta. No, il problema secondo me importante che abbiamo noi in pianura padana e probabilmente più si va al sud, in un certo senso peggio è, sono le estati calde e umide. Questo è veramente un grosso problema, perché c'è questo fungo importante, è una tracheomicosi, insomma, che purtroppo fa grossi danni, e gli effetti si vedono proprio in quel periodo lì, quando comincia a fare veramente caldo e c'è molta umidità. Queste non sono condizioni ideali per il pino mugo, e quindi è possibile che l'albero possa andare in sofferenza. Quello che dici, mi permetto di fare questo ragionamento proprio perché mi sento, Enzo, ti chiedo scusa se ti prendo un po' così lo spazio, ma è importante, perché da noi questo è veramente un problema, insomma. Cioè, quando tu intervieni in maniera abbastanza invasiva nei confronti del pino mugo, com'è evidente che sia, abbassi le difese immunitarie della pianta, cioè lo metti un po' in difficoltà e si sotto stress l'albero perde buona parte delle difese immunitarie, e qualsiasi soggetto vivente si comporta in questo modo, no? Quando tu fai megiri o tambao, come si dice, insomma, quando tu fai la potatura drastica del germoglio alla fine della primavera, all'inizio dell'estate,
cosa che si fa normalmente nel pino nero, anche nel pino rosso giapponese, nella Kamatsu, anche nel pino silvestre da noi. Sì. Se lo fai nel pino mugo, il problema è questo: alla fine di giugno o i primi giorni di luglio siamo nel momento più caldo dell'estate, le temperature sono molto elevate, l'umidità è molto alta da noi e una condizione del genere è estremamente pericolosa, perché il pino mugo normalmente si attiva la tracheomicosi, che è una malattia che purtroppo tutti i pini mugo hanno, cioè una malattia presente nel pino mugo, tenuta sotto controllo dall'albero se è in buone condizioni di salute. Quindi quella tecnica si pratica, si può praticare, l'ho provata anch'io, su un albero in perfetta salute, con un livello di vigore eccellente, ciò nonostante è pericolosa alle nostre latitudini, perché abbiamo un clima molto umido e molto caldo. Questo è il problema. Spero di essere stato chiaro, se non sono stato chiaro, se avete delle domande da fare, no, si capisce. Volentieri, insomma, ecco. No, quello che hai detto hai fatto bene a dirlo, è perfetto. Non so da voi quando si potrebbe intervenire, al limite credo molto prima che non qui, perché lo sviluppo della pianta sicuramente è molto precedente a quanto succede qui da me. E però quello che, ecco, io forse non l'ho detto, ma la pianta deve essere veramente in perfetta salute, cioè devono essere piante con vigori incredibili. E io devo dire, i mughi da me stanno veramente bene. E quando dico deve essere con un gran vigore, questa è una delle cose di primaria importanza. Un'altra cosa, assolutamente non si fanno questo tipo di interventi se abbiamo già fatto un rinvaso. Cioè, se abbiamo fatto un rinvaso in quell'anno, la pianta non va assolutamente toccata, va lasciata stare tranquilla, si faranno le solite somministrazioni di concime, i trattamenti, ma la pianta non va assolutamente toccata. Questo sia chiaro. Ma ti devo dire però, Enzo, che cioè questa tecnica, secondo me, è una tecnica che ha come funzione quella di accelerare un po' i tempi, no? Cioè riesce a ridurre in maniera importante gli aghi, riesce a sviluppare una ramificazione più densa, perché fa molte gemme arretrate, tutte cose interessanti, ma che secondo me si possono raggiungere lo stesso, senza grosse difficoltà, accettando dei tempi più lunghi. Quindi quello che io mi sento di consigliare a chi vive in pianura padana o ad altre latitudini e soprattutto a altezze diverse rispetto alla tua, cioè in zone dove c'è grande umidità e alte temperature, di accettare un po' il tempo, perché vi assicuro che almeno io posso far vedere dei pini mugo miei che probabilmente hanno avuto bisogno di più tempo per arrivare ad ottenere un buon livello, però hanno degli aghi particolarmente belli, fitti, corti, senza nessun problema, e non ho mai praticato il tambao. Cioè la cosa importante da capire è che l'ago piccolo è direttamente proporzionale alla qualità della ramificazione del pino. Tu non puoi avere un pino con tre ordini di rami con gli aghi piccoli. Non funziona così. Devi avere un pino con sei ordini di rami, ecco che allora gli aghi sono piccoli. Questa è, secondo me, la cosa importante. Vabbè, sì. Quello che dici, Enzo, è interessante. Cioè, noi potremmo anticipare un po' il tambaho. Però se le stagioni fossero, come dire, sempre quelle, cioè normali, potremmo anche provare in questo modo. Il problema è che noi abbiamo avuto degli anni, per esempio l'anno scorso è stato un anno strano, abbiamo avuto molto caldo,
i primi di maggio, ma veramente un caldo eccessivo che ha creato qualche piccolo problema risolvibile, ma... e poi invece è arrivato un periodo fresco, ma sai, non è che lo puoi sapere per tempo e considerare e dire ma quest'anno farò così, perché è difficile, insomma, ecco. Ho fatto tutto questo sproloquio per dire che secondo il mio punto di vista il pino mugo, a differenza del pino silvestre, per esempio, che accetta tranquillamente in luglio, si può fare tranquillamente quella tecnica, cioè del tambao si può fare tranquillamente da noi, sul pino mugo io non sono... cioè consiglio cautela, insomma, ecco, mi permetto di dire questo, perché Enzo ha due grandi vantaggi. Il primo è di vivere in una situazione particolarmente favorevole alla coltivazione. E l'altro aspetto è che coltiva pini mugo da tanti anni, ha una grande esperienza e i suoi alberi sono un livello di vigore molto molto alto, insomma, ecco. Era un consiglio che volevo dare a chi ha un po' meno di esperienza, ecco, tutto qua. No, Edo, devo fare una precisazione, hai fatto molto bene a parlare di questo argomento. Comunque io non è che applico queste tecniche a tutti i miei pini mughi, quello di questa sera non ho mai fatto questa tecnica, non ho mai fatta, l'ho fatta su altri che avevano aghi smisurati, cose fuori di testa veramente enormi, piante comunque in coltivazione e pur essendo piante straordinarie con un vigore enorme, quindi con una certezza di non creare danni. Ma questo pino mugo non ha mai avuto il tambao. Questo pino mugo è particolare, è lui che è così. È lui che è così, è una pianta incredibile. Non ho contato quanti ne ho nel mio giardino, ma penso una trentina. Ma questo è l'unico veramente così. No, guarda, capisco che magari può sembrare una cosa forse eccessiva, però la cosa importante che hai detto è proprio questa, cioè ci sono tante tecniche, le conosciamo, no? Più o meno le conosciamo tutti, le potature e sostituzioni apice, la pinzatura delle candele, la potatura di ritorno, tambao, meghiri, si voglia dire, insomma, tutte tecniche che conosciamo, ma ogni albero è diverso. Non è che, siccome in un pino mugo Enzo ha applicato la tal tecnica, lo faccio anch'io sul mio pino mugo. No, non è così. Perché il fatto che abbia funzionato perfettamente da Enzo sul suo pino mugo non significa niente. È così un suggerimento, ma la cosa importante è che io devo capire che il mio pino mugo è il mio pino mugo e vive nel mio giardino e ha una condizione totalmente diversa. Il suggerimento è così, l'esperienza di Enzo è importantissima, la considero, la penso, eccetera, ma poi il mio pino non è il suo pino, perché se ragiono così non arrivo da nessuna parte. Questo era il punto, ma so che Enzo non solo capisce quello che sto dicendo dire, ma è d'accordo con... Ah, sicuramente, sicuramente. Allora, niente, buonasera, benvenuti per questo incontro online riguardo i bonsai fatto, organizzato dalla Nippon Bonsai Sacca Kyokai Europe. La pianta che io vado a far vedere è un ginepro oxicetro. Si può andare con la prima diapositiva? Ecco, ho messo questa diapositiva e questa scritto non c'è bellezza senza il pensiero della bellezza. Ho messo questo perché negli interventi precedenti sono venute fuori due parole. Una è bellezza e l'altra è tempo. E penso che siano due parole molto legate nel bonsai. Se non c'è l'una, non c'è l'altra e viceversa.
Ho messo anche questa frase perché in pratica tutti i bonsaisti prima o poi in un modo o nell'altro si devono scontrare con il concetto di bellezza, o almeno si devono fare delle domande. Semplicemente magari qualcuno non si pone fino in fondo la domanda e segue quelli che sono, diciamo, i criteri estetici che sono dettati da pubblicazioni, libri, mostre, dal proprio istruttore, dal proprio maestro, eccetera. Questo però, diciamo, a me non è, personalmente non è bastato, non è bastato, non è stato sufficiente, e mi sono accorto che negli anni, anche appunto quello che era il concetto di bellezza, ma anche di tempo, si sono trasformati, sono cambiati, sono diventati diversi, eccetera, eccetera. E un po' per dimostrare questo, un po' per pensare a quello che sono, insomma, che è stato il passato, perché senza il passato, appunto, tempo non c'è, non esiste il bonsai. Ho voluto legare questa lavorazione, questa trasformazione di una pianta raccolta in un bonsai attraverso gli anni, e ho cercato anche di mettere giù e di scrivere un po' quello che pensavo a quei tempi, o almeno quello che mi ricordo di quello che potevo pensare a quei tempi riguardo al fatto su cos'era il bonsai, su cos'era l'estetica, la bellezza, eccetera. Andiamo con la prima diapositiva, cioè con la seconda. Ecco, questa è la pianta raccolta, un ginepro oxicedro. È stata una raccolta fortunata perché la pianta in pratica era in una fessura della roccia ed aveva passato tutti, penso, più che decine di anni nello stesso luogo, senza avere delle radici molto lunghe, e quindi diciamo che c'era una buona possibilità di attecchimento, anche se non ero sicuro al 100%, perché i ginepri ad aghi, oxicedro e comunis, quasi sempre hanno radici lunghissime con capillari al termine, per cui è estremamente difficile raccogliere abbastanza radici, e soprattutto poi la fase di attecchimento ne soffre molto. Qui non ci sono stati grossi problemi, come tutte le piante che io raccolgo, e praticamente ho una collezione solo di piante raccolte. In una prima fase le metto sempre in una cassetta di legno, perché ho visto che favorisce molto, molto l'attecchimento, probabilmente perché è molto traspirante e nello stesso tempo isolante. Pianta raccolta. Già una prima idea di quello che poteva essere il fronte della pianta. Naturalmente un terriccio molto, molto leggero per via dell'attecchimento ed un buon drenaggio. La pianta qui è nel 95-96, mi sembra 95. La prossima. Ecco, qui la pianta, sono passati circa 2 anni di vegetazione, è stata lasciata proprio crescere liberamente, è stato usato un concime molto, molto azotato, e quindi la pianta ha avuto un notevole sviluppo di vegetazione. E, diciamo, legato a questa prima fase, cosa posso dire riguardo a quello che era il mio pensiero su un fatto di forme, di estetica? Semplicemente venivo, insomma, dagli inizi, nei primi anni 80 fino appunto questi anni 95, 96, eccetera, venivo da esperienze dove in pratica, anche dei viaggi in Giappone, l'adesione era quella all'estetica giapponese senza poi in fondo nessuna critica, cioè una fase di completa imitazione di tutto quello che si vedeva soprattutto sui libri in quel periodo, e poi anche sul fatto di aver visto, insomma, diversi esemplari
nei viaggi in Giappone, quasi sempre fatti per motivi bonsaistici e non turistici. C'era naturalmente anche dietro insomma, un bagaglio di cultura dato anche dal fatto che fin da ragazzino io sono sempre stato, prima insieme a mio fratello, poi insieme a degli amici, siamo sempre stati a giro un po' dappertutto, su montagne, Italia, all'estero, quindi avevamo già, non so, io avevo già una certa visione della natura, gli alberi li avevo visti, mi ero fatto un po' di viaggi istruttivi, soprattutto proprio per vedere la natura. Prossimo foto. Ecco, qui abbiamo già fatto un salto abbastanza notevole. Dalla pianta raccolta, questa è la pianta alla Mostra Nazionale UBI del 2000. Come si vede, in pratica la pianta è stata semplicemente trasferita dal vaso, dal contenitore di legno, a un vaso cinese di prima scelta, ma comunque un vaso commerciale, e sinceramente non ho fatto un grosso lavoro sul pane radicale, perché il vaso, come si vede, è enorme rispetto alla pianta. La pianta ha avuto una lavorazione, una prima lavorazione, e si vede benissimo che ci sono dei rami molto, molto fini. Attraverso gli aghi si vede bene, è stato fatto un lavoro, diciamo, più da estetista che da bonsaista, ma così erano quei tempi. Diciamo che, appunto, come ho detto prima, si segue, l'idea era quella proprio di seguire il discorso di estetica giapponese, quindi di fare dei triangoli, di fare dei palchi, di fare un po' delle divisioni e niente più. Anche perché in così breve tempo naturalmente non c'è stata una possibilità, per quanto i cinesi siano molto generosi, se ben concimati, di far infittire il tutto. Mostra UBI, cosa pensare a quei tempi? Ma a quei tempi erano tempi in cui si partecipavano alle mostre e l'unica idea era quella di semplicemente di vincere premi. Anche qui siamo, come ho detto prima, siamo sempre in una fase dove io almeno non andavo oltre quello che era un'estetica o idee giapponesi sul fatto di forme delle piante, di idea di bellezza, eccetera. La prossima. Qui la pianta è la pianta praticamente un anno dopo. La pianta è stata rinvasata in un vaso già più piccolo, più dimensionato, sempre un vaso di fattura cinese commerciale, anche questo di buona qualità. Sono stati divisi forse un po' di più i palchi, ma non è stata poi fatta una grande lavorazione. In questa fase è stata anche un po' molto spuntata, molto potata, per poi fargli avere una buona ripresa vegetativa e anche per far risvegliare le gemme interne, perché appunto il ginepro d'aghi, quando viene potato, se si lascia anche pochissima vegetazione sugli apici, ha questa grande forza poi di fare anche molta vegetazione interna, e quindi sono dei lavori da fare, diciamo, annualmente. Se la pianta è in buona salute, viene ben concimata, alle mie latitudini si riesce ad avere anche fino a 3 vegetazioni durante l'anno, quindi diciamo è abbastanza veloce anche la possibilità di creare dei palchi molto compatti.
Alla prossima. Ecco, qui sono passati un po' di anni ci sono state alcune lavorazioni e è stato un po' sfottito il ramo principale per mostrare lo sciari che è attaccato al ramo principale. È stata tirata su anche la parte dell'apice tirata su per chiudere un po' di più, per fare la pianta meno schiacciata, meno raccolta. È stato lasciato allungare il ramo sulla destra con un ramo di sacrificio che poi dopo è stato eliminato per avere un secondo ramo di bilanciamento. E sono stati tolti due rami frontali, anche questo per far vedere appunto il discorso dello sciari, è stato un po', diciamo, aperto il tutto. E, cosa dire? Nel frattempo ci sono state grossi, diciamo, quasi sconvolgimenti, perché sono stato nel 2002, sono stato per 6 mesi a lavorare nel giardino del maestro Kobayashi, e devo dire che sono stati 6 mesi molto istruttivi e anche molto divertenti, perché naturalmente per chi conosce il maestro Kobayashi sa che quando lui è presente sicuramente c'è il divertimento, c'è il piacere proprio di fare bonsai, ma c'è anche proprio l'impegno. E sono stati 6 mesi molto istruttivi, perché sono stati 6 mesi di lavoro ininterrotto dalle 7 la mattina alle 7 del pomeriggio, senza nessun giorno di sosta, appunto domenica compresa, e con la possibilità di toccare, avere, lavorare esemplari, molti esemplari, anche premi, molti premi della Kokufu, e di frequentare anche giardini dei collezionisti, giardini di altri maestri bonsai, eccetera. E quindi è stato molto istruttivo anche da un punto di vista di estetica giapponese, perché appunto maestro Kobayashi non solo fa bonsai, ma è anche un maestro di Keido. E quando io ero lì nel vivaio c'erano circa 8 tokonoma, ed ogni giorno venivano allestiti, quindi c'è stato anche un grande insegnamento dal punto di vista di esposizione, per cui ho imparato a fondo, visto, toccato quelli che sono poi in fondo i concetti dell'estetica giapponese. Diciamo che io quando sono andato là avevo già una certa età e quindi non ero facilmente plasmabile, e quindi avevo già un'idea del fatto che si possono conoscere altre culture ed è interessante, piacevole vedere che ci possono essere delle connessioni, delle similitudini nel modo di sentire e di vedere, ma ho sempre avuto questo pensiero che fondamentalmente è impossibile entrare in modo completo dentro un'altra cultura, cioè sentirsi, in questo caso, sentirsi giapponesi. E quindi nei miei pensieri tutto quello che riguardava l'estetica giapponese, sì, ne avevo una grande ammirazione, ma sempre pensato che la mia cultura e il mondo nel quale sono vissuto e vivo tuttora è un mondo occidentale, per cui avevo anche idee un po' diverse riguardo a quello che poteva essere il concetto di bellezza. Comunque sono stati appunto 6 mesi molto importanti per me, importanti anche perché
ho rafforzato quella che è tuttora una grande amicizia tra me e il maestro Kobayashi. Il maestro Kobayashi non mi ha mai considerato un allievo, anche perché in realtà non lo ero semplicemente uno studente. Non mi ha mai considerato però appunto un allievo, mi ha considerato sempre un amico e tuttora continua a considerarmi così. La pianta poi non ha partecipato ad altre manifestazioni, è stata lasciata un po', diciamo, a riposo. Io ogni tanto le piante che ho le lascio un po' andare, possono crescere liberamente, non gli faccio grossi lavori o altro, non sono e non mi piacciono le piante troppo rifinite, troppo lineari, ecco. La prossima. Ecco, qui la pianta, siamo già verso la fine degli anni, dovrebbe essere, mi pare, il 2009, la nevicata del 2009. Io abito in una zona a circa 500 metri di altezza, nell'Italia centrale, sulle colline del Chianti, e il clima non è, diciamo, freddissimo, però può accadere d'inverno di avere temperature sotto zero, non per lunghi periodi, ma insomma temperature sotto zero e anche delle nevicate. Qui la pianta è stata messa in un vaso definitivo, un vaso giapponese, mi pare degli anni 50-60, un vaso che a me piace moltissimo perché è molto lineare, molto pulito, sembra quasi un vaso da design moderno, attuale. Il vaso è molto, in questo caso lo trovo dimensionato per quella che è la pianta. E la pianta in cui mi pare che sia l'anno prima della presentazione alla Crespi Cup, e nell'anno 2010, la pianta ha vinto il primo premio della Crespi Cup. La seguente. Ecco, qui un altro salto temporale notevole. Altro salto temporale notevole, e ci sono stati alcuni cambiamenti, a parte il fatto appunto che era un periodo qui dove la pianta era stata lasciata crescere liberamente, e quindi insomma gli spiazzi sono molto molto pieni. Ho infittito molto il ramo principale, non si vede più il gin, che era, no, si vede molto poco il gin che era nascosto dietro. Ho eliminato, cioè ho accorciato il ramo di destra che avevo lasciato crescere perché mi interessava far vedere quella bella curva del legno morto, eliminando i due rami frontali. È diminuita anche la vena che porta appunto la vena viva, e quindi è venuto fuori anche questa specie di piccola vela al lato del tronco. La pianta è stata diciamo molto tirata su, infatti adesso la parte apicale copre quasi completamente i due gin. Sono stati fatti dei piccoli lavori, sono stati un po' accorciati o resi più naturali alcuni gin, ma per il resto non sono stati fatti poi dei grandissimi lavori. La prossima. Ecco, e qui siamo arrivati praticamente a una settimana fa, 10 giorni fa. Qui si vede benissimo il vaso, che per me è un vaso molto molto bello, una bella linea. Qui la pianta è esposta dentro il tokonoma, e qui si vede un po' di più il discorso di stata lasciata molto crescere molto liberamente, infatti ci sono anche molti rami che vanno verso il basso. Per me così in questa fase ha un portamento molto naturale.
Naturalmente, il prossimo inverno cercherò di mettere un po' di filo, di sistemare un po' questi rami, di dare un po' più una divisione alla chioma, ma mai in maniera eccessiva. Qui, come vedete, siamo praticamente a metà novembre, ma con la stagione che abbiamo avuto, la pianta è ancora in vegetazione, cioè molto vigorosa. Ci sono molte gemme chiare, insomma, aghi già sviluppati, ma sono sviluppati da praticamente nel mese di ottobre. Come ho detto prima, se la stagione è lunga e se la pianta viene concimata, il ginepro il ginepro d'aghi è molto molto generoso. Siamo arrivati appunto al momento attuale, il pensiero su bellezza estetica, diciamo, si è fatto ancora più, se è possibile, complicato, perché nel frattempo è arrivata quella rivoluzione internet che da una parte travolto in maniera positiva anche il mondo bonsai, e dall'altra parte, diciamo, ne ha complicata un po' la vita, perché la realtà è diventata complessa, perché poi in realtà, diciamo che accadeva già prima, ma forse era meno evidente, insomma, alla maggior parte delle persone, il fatto che il bonsai alla fine, in fondo, sia da un punto di vista artistico, commerciale o quello che volete, è essenzialmente un fatto individuale. Quindi si possono trovare dei punti di comuni sui concetti, appunto, di estetici e di bellezza, ma poi alla fine ogni bonsaista è veramente un'isola a sé stante, che può comunicare attraverso internet con tutto il mondo, ma continua a rimanere sempre un'isola a sé stante. Concetto di bellezza, trovo che a me piace questa idea giapponese, ma che non è solo un'idea dell'estetica giapponese, di questo senso di wabi e di vissuto. Quindi, come ho detto prima, questo binomio tra bellezza e tempo. E non è un concetto appunto, di tempo, di patina, non è certo un concetto essenzialmente orientale, in questo caso giapponese, ma è un concetto che esiste anche da noi da secoli. Concetto di patina è un concetto che veniva addirittura usato anche nel Rinascimento dai pittori, che cercavano di antichizzare i loro dipinti, e poi è continuato tuttora. E quindi a me piace questa sensazione, almeno, che mi viene data dal fatto, sì, di aver fatto un bonsai, di averci lavorato sopra, di aver distribuito i rami, dato una forma, eccetera, ma poi anche questo fatto di ogni tanto piacevolmente lasciare andare la pianta, lasciare un po' andare la pianta, che mi riporta sempre all'altro concetto che io ritengo fondamentale, che in fondo il bonsai che viene lavorato, viene fatto, deve il più possibile rassomigliare ad un albero in natura, o almeno avere delle forme, delle dimensioni, delle proporzioni che possono ricordare quell'albero in natura, possibilmente di quella specie. In generale non mi piacciono alberi di una specie che vengono trasformati nelle forme in alberi di altre specie. Ecco, mi lascia, cioè non riesco a entrare dentro la pianta.
Il tempo, naturalmente, oltre a un fatto di, per me, di bellezza naturale, il tempo dà ai bonsai anche una personalità, cioè ad un certo punto, dopo tanti anni di coltivazione, le piante diventano hanno una presenza, sono presenti, sono qualcosa di certo, ovviamente di biologicamente vivo, ma non solamente biologicamente vivo, sono lì, non hanno, diciamo, conquistano uno spazio e questo spazio, normalmente questa conquista dello spazio, questa presenza, questa personalità, come giustamente dicono i giapponesi, come dice anche correttamente il maestro Yamada, i bonsai sono fatti per essere esposti nel tokonoma, o almeno per essere esposti in uno spazio che li contenga, e quindi appunto in uno spazio di quel tipo riescono a esprimere tutta la loro bellezza. Prossima diapositiva. Ecco, qui ho messo in evidenza il discorso appunto dei movimenti del legno morto e delle parti vivi della pianta. Come vedete, si vede bene che in pratica la pianta in natura continuava a girare con le radici nella stessa fessura. Si vede anche la vena che poi, appunto, come dicevo, dalla prima foto si è ridotta. La prossima. Qui invece si vede la pianta dal basso. La pianta dal basso, e si vede appunto che in questi anni i ramettini che erano presenti hanno avuto uno sviluppo. Si vede bene anche la divisione praticamente della vena principale in tre parti che costituiscono poi appunto tutta la struttura del bonsai. E niente, prossimamente, appunto, nei prossimi lavori ci sarà da dare un po' di ordine, da sistemare un po'. Si vede anche l'importanza del ramo posteriore, che magari in foto non ne rende tanto l'idea, ma dal vivo, nella visione dal vivo, dà veramente un senso di profondità a tutto il bonsai. La prossima. Ecco, questo è appunto, come dicevo prima, la pianta dentro il tokonoma. Nella mia presunzione ho messo la pianta isolata senza nessun altro accessorio, che sia erba di compagnia o rotolo o altro, perché in Giappone i bonsai che vengono ritenuti veramente importanti vengono esposti in questo modo, semplicemente su tavolino all'interno, perché, come dicono, appunto, come viene detto, gli esemplari importanti non hanno nessuna necessità di avere piante di accentuazioni o di esprimere una stagionalità. Hanno una presenza e sono praticamente atemporali e astagionali, se si può dire. E appunto, nella mia presunzione, ritengo che sia una pianta importante, una pianta che ha vinto anche dei premi, ma quello, diciamo, è molto molto relativo. E forse anche, appunto, penso che in fondo, dopo tutti questi anni, sia una pianta che mi rappresenta e che rappresenta un po' il mio, al momento, concetto di bellezza e di tempo, e anche di bonsai, naturalmente. Grazie. Stupendo, stupendo davvero, ragazzi. Complimenti. Che emozioni stasera, mamma mia. Che piantone, Oseli. Un po' peso. Bellissimo. Super, super.
E mi sa Lorenzo che è uno dei più belli ossicelli che c'è in Europa. Sì, sì, ce ne sono pochi, quindi insomma, è abbastanza facile. Ogni tanto si parla di classificare, fare un po' la Kicho Bonsai anche per l'Europa, che adesso ci sono già tanti pezzi, comunque molto molto belli, anche un po' maturi. Quello si entrerebbe sicuramente. Sì, no, cioè, ci sono molti anni di lavoro sopra. Devo dire che, a parte il grosso problema, la difficoltà dell'attivamento iniziale, perché come tutti pensano, i ginepri ad aghi, sia che siano ossicelli o comuni, così, quando sono vecchi hanno delle radici lunghissime e quasi mai senza capillari vicini alla base. Sì, ma a parte vabbè, la difficoltà dell'attecchimento, però, mi sembra che nel museo dell'Arcobenda c'è anche un boride così, però qui parliamo di piante di 500 anni o più. Sì, però appunto dall'altra parte quello che ho imparato, che ho appreso è che una volta che sono attecchiti sono piante estremamente generose, se concimate normalmente hanno un buon sviluppo, se uno le spinge un po' di più con le concimazioni, veramente in breve tempo si riescono ad avere palchi e diametri di rami velocemente in maniera importante. Diciamo una pianta facile, è difficile da fare attecchire, ma è facile poi da gestire. Dopo, sì. Avete qualche domanda da fare a Lorenzo rispetto, per esempio, alla coltivazione, a qualche tecnica? Non so se avete esperienza con questo albero, oppure se vi incuriosisce qualche cosa, se avete... Io vorrei fare una domanda a Lorenzo. Vai, Lorenzo. Mi interesserebbe sapere quando è il periodo migliore da te per il rinvaso di questa pianta e che substrato usi. Io più o meno, diciamo, quando incomincio a vedere proprio la punta del nuovo arco che incomincia a cambiare colore, incomincia a diventare chiara, cioè proprio da me più o meno verso la fine di marzo, diciamo, più o meno, quello è il momento del rinvaso. Il momento del rinvaso, e il momento del rinvaso io faccio un terriccio estremamente leggero, perché faccio questo terriccio con circa il 70% di pomice di granulometria media, e poi aggiungo della torba. Sì, dunque, no, dove eravamo rimasti, come la pomice e la torba. Pomice e torba. Sì, pomice e torba, appunto, l'importante è che ci sia realmente, come ho detto, un buon drenaggio, quello è fondamentale, perché in pratica giornate anche abbastanza spesso, soprattutto almeno da me in estate, tenete conto che io ho un clima diverso da quello di, diciamo, della pianura padana, perché da me l'estate fa caldo, ma è un caldo asciutto, quindi io spesso devo annaffiare abbastanza spesso, almeno la sera, quasi tutte le piante, siano grandi piante in grande vaso, un piccolo vaso, proprio perché ho un clima asciutto e anche abbastanza ventoso. Altre domande? Ok, Enzo, va bene? Sì. Sì, no, ancora una precisazione. Questo tipo di substrato pensi che vada bene anche per il tosho, quindi per il ginepro giapponese ad aghi? Ma io penso che per il tosho forse meglio fare come fanno in Giappone, nel caso tu, nelle zone dove abiti
prealbi, eccetera, penso sia meglio forse fare un concime con più akadama. Penso sia migliore, perché la pomice è un substrato che è molto poroso e quindi trattiene molto anche l'umidità. La kadama trattiene l'umidità, però se, insomma, se è una buona kadama, diciamo si asciuga anche un po' più velocemente. Io ve lo dico questo perché vedo che molti che coltivano piante appunto in zone prealpi o diciamo nord Italia eccetera, in generale si trovano meglio con concimi dove c'è più con terrici dove c'è più akadama e meno pomici. Ok, grazie. Prego. Qualche altra domanda, ragazzi? Sì, Lorenzo, volevo chiederti lo sciari meraviglioso di questo ginepro è ripulito completamente naturale o hai fatto degli interventi? Ma piccole cose ho fatto ecco, una cosa che non ho detto è che all'inizio la vena viva era più larga e però poi si è ristretta quando, perché quella vena portava linfa un po' a tutta la pianta, però a un certo punto si divideva sulla parte frontale dove c'erano quei due piccoli rami che poi ho tolto. Naturalmente quando ho tolto quei due piccoli rami, quella parte di vena si è seccata e quindi si è ridotta la larghezza della vena viva. E poi ho dovuto un po' con il tempo, un po' con semplici spazzole, eccetera, ripassare quella parte che aveva perso la corteccia per renderla il più possibile simile al legno moto che c'era vicino. Ecco. Il lavoro più grande è stato quello e poi proprio all'inizio ho tolto alcuni gin perché c'erano un po' troppi, c'erano troppe parti secche e quindi alcuni sono stati tolti e ridotti, ma lavorazioni vere e proprie no, infatti. Lorenzo, le concimazioni abbondanti? Le concimazioni io faccio concimazioni con cimi come ho detto prima naturali che possono essere a base animale o a base vegetale. Per esempio ultimamente sto usando anche il Prodigy Plus che bisogna dare un po' un'attenzione perché naturalmente è un concime abbastanza ricco e bisogna fare un po' un'attenzione. In generale, sì, diciamo qualsiasi buon concime organico di questi un po' più conosciuti o almeno garantiti va bene. E concimazioni faccio una dalla fine verso la fine di febbraio. Poi durante la stagione di crescita magari vedo un po', a volte un po' anche un'altra concimazione verso giugno e poi magari l'ultima concimazione in autunno a fine settembre anche ottobre faccio una concimazione, magari cerco anche se c'è qualche concime sempre organico che abbia più potassio. E tenete conto però che insomma prima abbiamo parlato della zona climatica di Enzo e della zona climatica di Chiedo. Da me diciamo che la stagione di crescita è abbastanza dilatata, arriva in alcuni anni può arrivare anche fino a ottobre, quindi
quindi io faccio, forse faccio una concimazione in più rispetto a chi magari abita nel nord Italia. E non ho un grosso, diciamo, fermo in pieno estate, cioè le mie piante in generale non si fermano in piena estate perché uso l'ombreggiante e poi essendo molto a 500 metri, zona che almeno di notte è abbastanza fredda e ventilata, di solito le piante non vanno in una dormienza estiva, ecco, quindi ho proprio anche necessità di continuare a approcciare perché la pianta continua a funzionare. Bene, ci sono altre domande per Lorenzo? No. No. Sono le 11 ormai e quindi abbiamo fatto un bel percorso e quindi penso che domani sia una giornata di lavoro per molti di noi, io per primo, e quindi... ci salutiamo e ringraziamo Enzo per il suo bellissimo contributo, ringraziamo Lorenzo in forma di grazie telefonino. Lorenzo, grazie a voi, grazie Lorenzo, grazie di tutto, grazie.